percorso difficile che ha portato, da, lo ripeto, da febbraio a ottobre al fallimento. Allora, siccome a noi qualche dubbio è sorto, abbiamo semplicemente esposto tutti i fatti perché siano accertati, anche perché essendo una SPA ci sono tutti gli organi di controllo, che dovrebbero aver fatto il loro lavoro, e trovo stranissimo che la politica trentina, la politica altoatesina si sia accorto solo il giorno prima, perché noi abbiamo sollevato il caso, che un'azienda di questa portata, importantissima a livello locale, a livello non solo locale, portava i libri in tribunale e dichiarava il fallimento. Cioè, una cosa inspiegabile, se pensiamo comunque che per molto meno abbiamo dato molto di più. Allora la nostra domanda è stata l'eutanasia di un'azienda, o è stata l'incapacità dal punto di vista imprenditoriale di chi dalle Bahamas non gestiva, e della politica di non capire? Possibile che noi dall'opposizione abbiamo avuto le antenne alte da capire addirittura a settembre, in una interrogazione, che qualcosa non stava andando e che la politica trentina era sorda, cieca e muta? Per favore, hai fatto una sintesi perfetta. Qual- come...